carissimi, ben arrivati all'Istituto Salesiano Bearzi qui a Udine, benvenuti alla nostra scuola aperta. Se non sapete dove siete capitati, ve lo dico subito, provando a riassumere con quattro semplici parole tutto quello che il Bearzi è. Primo, il Bearzi è una casa che accoglie, ciò che lo caratterizza è il clima di famiglia. Pensate che Don Bosco diceva che ogni ragazzo, ogni giovane nei suoi ambienti doveva sentirsi a casa sua, e questo è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni con i ragazzi. Il Bearzi, secondo, è una scuola che avvia la vita, perché non vuole dare solo delle nozioni, delle conoscenze, ma vuole anche curare il cuore e l'anima. E infatti sentirete tra un po' le maestre che vi diranno che oltre alla scuola facciamo tante altre attività che puntano a far crescere la persona. Terzo, il Bearzi è una chiesa che evangelizza, perché non vogliamo dimenticarci che il fondamento di tutto quello che facciamo e viviamo lo troviamo solo in Gesù. E quarto, il Bearzi è un cortile per incontrarsi tra amici e vivere in allegria, perché vogliamo che ogni ragazzo qui al Bearzi si senta accolto e soprattutto, che per noi è la cosa più importante, si senta felice. Ma allora a che cosa puntiamo qui al Bearzi? Beh, tantissime cose, come sentirete, ma soprattutto puntiamo a formare dei buoni cristiani e degli onesti cittadini, secondo l'insegnamento di Don Bosco, che è il fondatore dei Salesiani ed è l'ispiratore della nostra opera educativa. È un santo, come dicono i giovani adesso, fotonico, spaziale, che ha fatto della sua vita un dono totale ai giovani. E qui al Bearzi proviamo a seguire le sue orme. Ma detto tutto questo, adesso vi porterei dalla maestra Consuelo, la nostra vicepreside della primaria, che vi spiega nel dettaglio come funziona la scuola. Prego, potete seguirmi. Pensate che dal 1939 che il Bearzi si occupa di ragazzi, è cominciato proprio in quell'anno, il 30 di ottobre, con una scuola di avviamento alla formazione e al lavoro. Poi pian piano si è ingrandito nel tempo fino a quello che è in questo momento. Ecco, ci siamo arrivati, prego. Vi lascio allora con la maestra Consuelo. Buongiorno, benvenuti. Io sono Consuelo e questa è la scuola primaria. Prego, seguitemi. La nostra proposta didattica prevede 27 ore curricolari, da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, con un rientro pomeridiano il martedì, fino alle 16.30. I cancelli si aprono già alle 7.30, con il servizio di preaccoglienza. Venite, vi mostro ora uno spazio che utilizziamo per questo tipo di servizio. La scuola attualmente è composta da 10 classi suddivise in due sezioni. Ciascuna classe è coordinata da un insegnante che si occupa o dell'ambito linguistico-letterario o dell'ambito scientifico-matematico. Le altre materie, come religione, educazione all'immagine, educazione motoria, inglese e musica, sono affidate dagli insegnanti che hanno fatto del loro percorso di studi la propria attività lavorativa. Un momento molto importante che richiama lo spirito salesiano è il momento della buonanotte, che noi abbiamo trasformato nel buongiorno. Venite, vi mostro la palestra. Prego, entrate. Questa è la nostra palestra, dove oltre a fare i buongiorni, ci troviamo insieme per fare attività motoria e per passare il tempo quando il tempo all'esterno non ci permette di trascorrere insieme i momenti di gioco. Ma ora vi accompagno a conoscere e a visitare la classe. Prego. Eccoci arrivati ad un'aula. Vi lascio con la maestra Caterina. Buongiorno e benvenuti. Alle 8 del mattino suona la campanella e noi siamo pronti ad iniziare la lezione. La nostra mattinata è suddivisa in 5 ore di lezione, ma tranquilli, alle 10.45 suona la campanella e ci avvisa che è l'ora di merenda. La merenda, nella cosiddetta ricreazione corta, è offerta dalla scuola e varia durante la settimana. Può essere un frutto, uno yogurt e a volte la torta e il pane con la cioccolata. Come potete vedere, la classe è addobbata via via durante l'anno con del materiale che permette di implementare il percorso didattico scelto dagli insegnanti. I bambini all'interno della classe possono arrivare ad un massimo di 23 e ciascuno di loro indossa il grembiule, bianco per le femmine e nero per i maschietti. Il materiale scolastico quotidianamente utilizzato viene sempre portato a casa, ad eccezione delle scarpe per la ginnastica,
che vengono tenute nel proprio appendino personale. Ma a tal proposito di ginnastica e di movimento, vi porto a conoscere lo spazio più grande, spazioso e colorato che ci sia all'interno della nostra scuola primaria, il cortile. Eccoci arrivati nel nostro meraviglioso cortile. Come potete vedere, abbiamo un sacco di spazio per divertirci durante la ricreazione corta del mattino e nella pausa dopo la mensa, prima dei compiti e delle lezioni pomeridiane. Abbiamo un bellissimo castello, scivoli, altalene, ma a proposito di spazi meravigliosi, ce ne sono due in particolare all'interno di questa scuola che meritano proprio essere visti. Seguitemi! Eccoci, vi lascio nelle mani di Antonella. Buongiorno, allora se mi seguite vi faccio vedere alcune stanze che abbiamo nel piano di sotto. Prego, venite con me. Ok, prego, entrate. Questo è il laboratorio di arte dove i bambini si sbizzarriscono con carte e colori. A detta di qualcuno è la stanza più bella della scuola e qualcuno dice anche che sono le ore più belle che si passano appunto a scuola. Come vedete ci sono tantissimi colori. Adesso vi spiego un po' come funziona dopo scuola. Alle 13 suona la campanella, alcuni bimbi vanno a casa mentre altri si fermano qui per fare le attività del pomeriggio. Quindi pranziamo e fino alle 14.30 abbiamo la ricreazione. Alle 14.30 suona la campanella e si va in classe a fare i compiti con gli insegnanti oppure con gli educatori. Alle 15.30 possiamo fare delle altre attività. Possono essere sportive, calcio, basket, pallavolo oppure di potenziamento, spagnolo, inglese, matematica o ancora attività ludiche come teatro, coro, cucina creativa oppure cucito creativo o altro ancora. Alle 16.30 suona l'ultima campanella del doposcuola e ci dice che possiamo andare a casa, quindi molti bimbi vanno a casa e altri si fermano invece in oratorio. Si spostano dalla scuola e vanno quindi in oratorio o in cortile a giocare fino alle ore 18. In quel lasso di tempo i bimbi fanno merenda e giocano appunto e i genitori possono venirli a prendere in qualsiasi momento. Bene, vi abbiamo raccontato un po' com'è la nostra scuola, quindi se vi è piaciuta e vi abbiamo incuriosito, non vi resta che contattarci! Vi aspettiamo!